sempre ci sono dei validi motivi per farlo, sì. Ma questa sera, signori, dobbiamo essere orgogliosi, sì, perché se è vero che il futuro è nelle mani dei nostri giovani vergute, allora siamo davvero in buone mani. Quest'anno il PIP, il premio internazionale per plus dotati prodigio, tenutosi a Lucerna, anche tutti voi sapete, è stato vinto da un italiano. E il vincitore, signori, questa sera è qui, sì, è proprio qui. Brava, signora, brava! No, 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 non applaudite perché è plus dotato, ma come tutti i bambini è un po' timido, quindi lo chiamiamo piano piano. Vieni, Atos, non essere timido! Timido un cazzo! Sono qui, Atos, segui la voce! È plus dotato, ma fisicamente... Timido un cazzo! Se fossi timido mi vergognerei a presentarmi così vestito come un deficiente solo perché la convenzione teatrale vuole che un bambino per essere riconosciuto subito come tale debba essere appunto vestito da deficiente. A maggior ragione se interpretato da un attore ormai sul viale della pienissima maturità e sulla circonvallazione senza uscita del déjà vu. No! Mamma mia! Come tutti i bambini! Voglio di scherzare! Ma io non scherzo affatto! Io scherzo solo quando ho smesso di divertirmi. E comunque detesto essere definito bambino, semmai diversamente adulto. Oh, mi sembra, ma diversamente adulto, ma alto, non c'è niente di male a dire a un bambino che è un bambino, non è offensivo. Allora anche a dire a una vecchia carambana che una rimbambita non è offensiva. E diresti queste cose anche alla tua bambina? Sì, sei un'oca vanesia rincitrullita, cara mamma. Perciò, perché non mi lasci far da solo? Così evito le tue domande idiote. Ma non dovevi dire che sei mio figlio, che sono il presidente di questa giuria. La fantasia! Ah, io detesto la fantasia, il mondo segue logiche precise e solo chi non afferra le sue strutture ferre si adagia in comodi mondi fantasiosi pensando, come erroneamente afferma il principio della termodinamica, che tutto tende all'entropia. Sì, certo, Atos, che piacevole starti vicino. Cara Patrice, noto il tuo tono sardonico, perciò per alleviare le tue sofferenze perché non ci liberi della tua presenza? Anche se andando te ne lasceresti qui la tua assenza essenza, che essendo tu una nullità potrebbe rivelarsi addirittura più perniciosa e presente della tua stessa presenza. Sì, sì, ho capito, vado sti cigni, sono tutti un po' stronzi e anche un po' stronzi. Benvenuti a tutti, ora mi vado a presentare, anche se in maniera poco ortodossa mi presenterò da solo. Per i meno arguti tra di voi dirò che quando alzerò il braccio tratterasi di domanda, quando abbasserò tratterasi di risposta. Nome? Atos. Età? 9 anni. Professione? Bambino prodigio. Vuoi parlarci un po' di te? Non mi pare il caso, non vorrei sembrare troppo esibizionista. Comunque, se insiste, io frequento il terzo anno della facoltà di lettere antiche. Dopo aver conseguito precedentemente, in men che non si dica, con il massimo dei voti, le lauree in architettura, giurisprudenza e pedagogia, nonché il diploma all'Accademia di Brera. Hobby? Respiro. So essere acutamente ironico quando voglio, se lo voglio. A cosa dobbiamo la tua presenza qui? Beh, sono venuto a ritirare questo stupido premio di ancora questo più stupido concorso a cui ho dovuto partecipare solo per l'insistenza di mia mamma. Ma soprattutto sono venuto per venire a parlarvi delle stramberie di certi poeti e di certi pittori soprattutto, in particolare di un pittore a cui ho dedicato una interessante tesina, forse il più strambo di tutti, e cioè Giuseppe Arcimboldi, detto l'Arcimboldo. Come ben potete vedere, ma non so dove, ecco, l'Arcimboldo era solito dipingere quadri a base di frutta e di verdura,
e come possiamo vedere questi quadri, oplà, magicamente si trasformavano in deliziosi e graziosi ritratti. A lui e alla sua arte ho dedicato due poesie, cioè una. La donna Arcimboldo. Parto dall'alto, capigliatura, mossa, fluente, verde verdura. Scarola, riccia, lattuga o lollo, scende in salata giù fino al collo. Colando a picco in pochi istanti, ecco dei segni vari e varianti. Pere mature, noci di cocco, piccoli frutti dell'albicocco, grossi poponi, da succhiare, oppure noci secche da vare. Turgide mele per lingua e denti o melanzane grinze e cadenti. Ancor più basso, quanto è fico, v'è il tortellino come ombelico. È l'eccezione eccezionale di un corpo vegeto e vegetale. Brusco interrompo la mia discesa su una veduta di larga intesa. E qui mi fermo per discrezione prima del frutto della passione. Difetta l'uve di uno smacco, ci stava bene, corpo di Bacco. Grazie, mademoiselle. Dimenticavo questo momento di questo stupido premio. Io non volevo farlo perché questa cosa è molto umiliante, sia per i miei concorrenti cosiddetti, già battuti in partenza, ma anche per me, costretto a misurarmi con il nulla. Vediamo cosa sarà. Oh, parbleu, 100.000 euro. Potrei così investirli? Sì, potrei finanziare la mia agognata ricerca sugli effetti dell'isotopo del bario nella pittura preraffaellita. Oppure investirli oculatamente per poter andare con la maggiore età allegramente e ripetutamente a putane. Ma visto la minore età questo segno, lo prende la mamma! Ma è mio! Ma sì, dove sei? Segui la voce, Athos! Mamma, dove sei? Segui la voce! Parla! Parla!